si rivede, oh madonna quanto tempo è passato. Cari amici di YouTube, bentornati, eccoci qua, tornati a Locke della Repubblica Ceca. Ora mi cambio ed entriamo per il primo turno di prove libere. Oh, ci abbiamo pure una news qua, tatuaggi nuovi, grande, in onore della giornata a Crespangeles. Vabbè, questo poi, questo così, non si scherza. Stamattina, pista dura, è dura, e tante buche a scalino, però dai, prove libere abbastanza positive, qualifiche buone sensazioni. 12° tempo, l'importante è sicuramente la partenza, ancora più del solito, e Tom Mozzoni non la prova. Però oggi era morto, proprio flow. Send flow. E basta, ciao. È stata una giornata positiva, dai, la pista è molto dura, è molto bucata, tante buche piccole ma vicine, però è andata bene la gara di qualifica, sono riuscito a partire molto bene, ero secondo, terzo, e al primo giro ho fatto un piccolo errore, mi hanno passato due piloti, stavo girando bene con il ritmo di quelli davanti, poi ho avuto, mi si sono induriti tanto gli avambracci e quindi niente, ho dovuto rallentare un po', altri due piloti mi hanno passato e ho cercato di portare a casa la manche senza fare errori perché non avevo molto la sensibilità sul gas. Settimo è comunque un buon risultato, considerando anche che questa gara siamo in 40 piloti. Per adesso va bene così e ci vediamo domani. Ciao! Fammi vedere. Hope they won't shoot me down soon. They sing on
catch me howling at the moon. Secche, maniche, si muovono sul manubrio. You can't restrict the movement. You can't restrict the movement. You can't restrict the movement. This is self-expression. You can't restrict the movement. Never apologize for saying how you feel. That's like saying you sorry for being real. And never since Michael Brown, man, them crackers still killing, probably shooting someone right now. BLACK lives, they matter every day, and it's a shame that we had to say it in the first place. And ever since Rodney King got beat, I done lost count of all the blacks dying in the street. Not a damn one time did we get a conviction. Salve a tutti, siamo in Belgio, a Lommel, alla nostra seconda sede del team. Questo perché la prossima settimana ci sarà la gara qui a Lommel. Ma prima facciamo un breve riassunto della gara di ieri. Sono abbastanza soddisfatto della gara, so che si poteva fare meglio. La prima manche non ho fatto una bellissima partenza, più o meno intorno alla decima posizione. Ho guadagnato qualche posizione i primi giri. Mi sono stabilizzato nono, mi sono accodato, non riuscivo a passarlo e ho perso parecchio ritmo. Una volta che sono riuscito a passarlo, ho finito ottavo, quindi un altro ottavo di manche. Non è male essere nella top 10. Seconda manche invece, partenza migliore, ero quarto, quinto, e il primo giro mi hanno passato due piloti. Sono stato per un po', gran parte della manche, settimo, ma le condizioni della pista erano veramente abbastanza estreme. Le mani si sono veramente incendiate, sentivo il fuoco nelle mani dopo metà della seconda manche, quindi ho cercato di portare a termine la
della manche, ho perso qualche posizione, peccato perché ero nelle buone posizioni per fare un bel risultato. Ho finito undicesimo, nono di giornata, ma sento che posso fare un pochino di più, quindi continuiamo a lavorare. Per adesso è tutto e per il prossimo episodio vedrete qualcosa di diverso dal solito, però non vi anticipiamo niente, vedrete poi quando sarà ora. E per questo episodio di Behind è tutto, ci vediamo alla prossima.